Ciao a tutti gli amici di Group Portal, benvenuti in questo video in cui parleremo della costruzione dei fill utilizzando dei sedicesimi di sestina. Le sestine sono molto utilizzate in ambito batteristico, noi partiremo da questo concetto per andare a costruire dei fill. Semplicemente avverrà questo, utilizzeremo uno sticking che poi andremo a trasporre su tutto il set. Per eseguire con un maggior controllo questa figurazione è consigliato l'utilizzo del click, oppure avere un riferimento di tempo, andando a portarsi il tempo con il charleston o in quarti o in ottavi. La prima clip che vedremo è quasi un rudimento, nel senso che è una figurazione tra rullante e cassa. Questo ci servirà per memorizzare questa figurazione e dopodiché sposteremo tutto sul set. Buona visione! Ok, seguiranno tre esempi di fill. Noi non facciamo altro che spostare questo sticking su tutto il drum set. Ovviamente porteremo sempre un riferimento di tempo, quindi o il charleston in quarti o in ottavi. Successivamente seguirà una clip in cui applicherò questo fill in un contesto pop rock, ma è chiaro che possiamo lavorare anche su altri stili, quindi anche in ternario, nel blues, nell'R&B. Ok, nel prossimo esempio invece non facciamo altro che spostare tutto di un sedicesimo, oppure più semplicemente la cassa sarà il nostro battere. Eseguiremo sempre questo fill molto lentamente con un riferimento di charleston e seguirà la clip su groove. Ok,
In quest'ultimo esempio invece cambierà il grouping, quindi lavoreremo in 6 più 3, 6 più 3, 6. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.